Oggi noi dobbiamo riflettere su un dato fondamentale. La contraccezione non è un passepartout per una sessualità, diciamo così, irrisolta o indiscriminata, peggio, ma è uno scudo nei confronti dell'abuso ed è una fiore all'occhiello di un comportamento dell'adolescente attento alla autoprotezione e alla protezione del partner. Gli indicatori che abbiamo, scientifici, sono estremamente interessanti e solidi. Innanzitutto, chi fa uso di contraccezione ormonale, parlo adesso naturalmente delle nostre ragazze, ha significativamente minor uso di alcol. E noi oggi sappiamo che l'alcol nelle adolescenti è un'emergenza nazionale. Sempre più ragazze bevono, bevono sempre più giovani e quantità di alcol pericolose per il loro cervello, per la loro salute, per i loro comportamenti e sappiamo che l'alcol è il maggiore facilitatore di abuso dentro e fuori la coppia. I dati Istat ci dicono che il 70% degli abusi avviene da parte del partner e certamente non essere compos sui, come dicevano gli antichi, ossia capaci, incoscienti di essere in autocontrollo, aumenta la probabilità di essere abusate. Il secondo indicatore che noi abbiamo è che chi fa uso di contraccezione ormonale fa meno uso di sigarette. E questo è un altro dato importantissimo per i medici perché sappiamo che la sigaretta è un indicatore di molti rischi, non solo quello oncologico sul lungo termine per la mammella, ma anche per altri organi come la vescica, per esempio, ma anche il collo dell'utero, dove il fumo va in sinergia a potenziare il ruolo oncologico del papillomavirus che oggi è a livello epidemico tra le nostre adolescenti. Sappiamo però anche che il fumo ci presenta un conto in salute estremamente pesante sul fronte procreativo. A 30 anni, una ragazza che fumi dalle 10 sigarette in su regolarmente ha un ovaio che ha un'età biologica come se ne avesse 40 e questi sono i dati che abbiamo dai centri di fecondazione assistita, quindi una lesività, una dannosità nei confronti degli ovociti che è poco conosciuta al grande pubblico e che ogni medico dovrebbe sottolineare alle proprie pazienti fumatrici. E ricordo anche che questo effetto tossico si completa con il causare una menopausa precoce, mediamente con 2 anni in anticipo, rispetto alle coetanee che non fumano. Quindi un secondo elemento importante, il terzo di rischio per quanto riguarda il fumo e poi i danni in gravidanza, ma appunto questo è un altro aspetto che invece è ben noto ai medici. Altro aspetto, chi usa contraccezione ormonale fa meno uso di marijuana e altre droghe. Perché questo? Perché in generale una ragazza giovane che si rivolge al medico per avere una contraccezione ormonale è con assoluta evidenza e con dati solidi alla mano, una ragazza che ha maggiore autostima, maggior senso di responsabilità, che ha un progetto di futuro su di sé e in genere inizia i rapporti sessuali mediamente 2 anni dopo la media delle coetanee che non fanno uso di contraccezione ormonale. E ancora, molto importante, abbiamo un odds ratio di 2,11 sulla qualità e la regolarità dei controlli medici. E non c'è dubbio che in Italia la ragazza che fa uso di contraccezione ormonale, per averla, si rivolge al medico di famiglia o al ginecologo e viene comunque controllata con la visita ginecologica, con eventuali esami, col Pap test, e quindi i suoi indicatori di salute sono molto più monitorati rispetto alla ragazza che non va dal medico e poi viene da noi quando è incinta, quando ha bisogno della pillola il giorno dopo o quando magari ha delle perdite irregolari e scopriamo che ha già una lesione precancerosa causata dal papillomavirus. Quello che noi abbiamo anche dai dati, che invece deve essere modificato, è che la ragazza che fa uso di contraccezione ormonale fa usare meno il profilattico. Perché? Perché pensa, siccome lo uso già anch'io, la pillola, basta così. No, il messaggio che oggi dobbiamo passare è che ognuno dei due partner deve fare il proprio 50%. Lei userà la contraccezione ormonale, ma lui deve assolutamente usare il profilattico in tutte le forme di intimità, perché purtroppo l'aumento di malattie sessualmente trasmesse è davvero inquietante e ogni autunno, come noi sappiamo anche dai dati dell'Istituto Superiore di Sanità, aumentano le malattie sessualmente trasmesse. Perché? Perché noi raccogliamo nell'autunno tutta la grande evasione, le grandi trasgressioni estive e siccome le malattie hanno diverso tempo di incubazione, ecco che nei mesi autunnali vedremo poi il
costo estremamente pesante di un'estate trasgressiva e disinibita. Quindi profilattico sempre, e questo comporta un'educazione molto più rigorosa all'autoprotezione, ma anche alla protezione della partner, che noi dovremmo fare sui giovani maschi. In questo senso i medici famiglia in particolare, hanno un ruolo essenziale, perché sono i primi interlocutori dei nostri giovani e delle loro famiglie. E quindi parlare ai genitori perché parlino espressamente di contraccezione con i loro figli, vedendo la contraccezione come uno scudo che protegge i nostri figli nei confronti di tutta una serie di comportamenti a rischio, e in particolare poi di malattie sessualmente trasmesse e di gravidanze indesiderate. Personalmente vedo l'educazione sessuale non come un episodio a sé, ma come una parte integrante dell'educazione civica, intesa come educazione che noi dovremmo dare a tutti i nostri figli, a tutti i nostri allievi, a tutti i nostri pazienti, perché diventino dei cittadini più responsabili domani sul fronte dell'affettività, dell'amore, della relazione di coppia, ma anche dei comportamenti che mettono a rischio loro e anche i loro partner. Basti pensare a quanti disastri sulle strade compaiono a causa dell'alcol e della guida in stato alcolico.